qua. Cali. Dov'è in questa telefonia la telecamera? Allora, quindi le leggi italiane, volevo dire, con me la legge italiana decade. Perché? Intanto buongiorno a tutti. Perché sono stato stalkizzato, vessato, insomma mi hanno disturbato, non voglio dire che mi hanno sugato la minchia perché sono anziani. E poi la dentiera potrebbe restare incastrata nella cupola. E sono stato vessato, disturbato, stalkizzato per diverso periodo dai genitori di uno della Cassazione che abitano qui. Tant'è vero, ancora c'hanno le antenne qua nel... Ancora hanno attaccato l'antenna, che non si può tenere questa antenna. Vabbè, ma questa è una stronzata, a parte che salgono, scendono o possono arrivare segnali dove io dormo. Ma a parte questo, dormo e faccio altre cose. Sono stato stalkizzato, c'era tipo come se questo signore, questo anziano qua, Benito, avesse un demone, a parte il nome, avesse un demone, persone che io con affetto... Un demone proprio, di notte, poi colpi di scopa, colpi di... insomma, la qualunque. E per mesi, per anni, a periodi, forse stava male, non lo so, aveva qualche demone, qualche cosa. Ma ora, a me che cosa me ne può importare di questo fatto? Problemi loro, gli mettono, hanno i soldi, gli mettono... una persona che li fa dormire da un altro lato, a parte loro dormono da un altro lato, li fa svegliare, li fa... insomma, se ne prende cura. Quindi non deve pesare su di me. Quindi, siccome essendo genitori hanno utilizzato i genitori, perché è stato fatto apposta, perché gliel'ho detto più volte, io colpe non ne ho, perché non è che gli potevo spezzare le gambe, come mi hanno consigliato, o picchiare delle persone anziane, o prendermela con loro, gliel'ho detto più volte, ho fatto gli esposti, figurati, alle polizie, alle cose, ho tentato di fare l'esposto, l'ho detto all'amministratore, l'ho detto in famiglia, l'ho detto, continuavano, non dormivo, ci davano fastidio, succedeva un manicomio, gliel'ho detto a loro, ma quella non ci sente, quello non ci vede, problemi, sai, non è che glielo puoi dire in una certa maniera, gliel'avrebbero dovuto dire gli uffici, le amministrazioni, obbligarli a mettere una persona, non è che io posso dire a due vecchi quello che devono fare, quello che devono... Comunque, ci hanno rotto il cazzo, non ci hanno fatto dormire, quindi hanno utilizzato i genitori di uno della Cassazione, che mi dovrebbe conoscere da piccolo, conoscere di vista. Io manco me lo ricordo, Alessio, mi pare si chiama Alessio, boh. Quindi hanno utilizzato i genitori di uno della Cassazione, quindi con me la legge italiana decade, capito? Charlatan. Quindi informatevi, forza dell'ordine, l'ordine di chi non lo so, informatevi. L'ordine degli affari vostri, dei cazzi vostri.